Allora, ma io dovrei Ci siamo pronti. Appello. Verbale del 7 maggio, ore 9:40. Teresti. Presente. Aiello. Presente. Alta donna. Alta donna. Presente. Cavaliere. Presente. Presente. Sinuccia. Presente. Lopardo. Presente, ma di chi è il suo telefono? Daniele. Lucido. Presente. Daniele spegni. Metti muto, Daniele. Palazzo. E chi è l'audio, piccio? Non si capisce. Presente. Niente. Stabile. Presente. 10 presenti. 10 presenti, la seduta è numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno presidente. Allora. Buongiorno, allora presidente. Buongiorno a tutti consiglieri. Allora, prima di tutto, oggi dovevamo avere l'incontro con l'assessore Giambrone. Purtroppo l'assessore è stato convocato d'urgenza per una riunione con tutti i capi area di tutti i settori per la riorganizzazione della fase 2 delle riaperture, e mi ha chiesto quindi di spostare il nostro incontro a giovedì 14 e ho accettato, ci mancherebbe, non avevo che fare, quindi l'incontro con l'assessore Giambrone è spostato a giovedì 14, mentre domani invece confermiamo ancora l'incontro con l'assessore Marano. Proprio ieri pomeriggio ho avuto una riunione con il vice sindaco e l'assessore Marano sulla riapertura, siccome alcuni consiglieri mi hanno chiesto quando si riapre, se si riapre. Intanto la riapertura è fissata per il giorno 18 in teoria, ma si sta lavorando in questi giorni perché dobbiamo e abbiamo la necessità di mettere in prima di tutto delle postazioni, degli uffici parliamo. Parliamo delle postazioni e alcuni uffici delle circoscrizioni. Ok. Abbiamo la necessità di mettere in sicurezza intanto il personale, però, perché è chiaro che per anni che abbiamo pensato di organizzare i front office aperti, abbattere le barriere che distaccavano il cittadino dall'impiegato, adesso purtroppo il virus ci ha riportato anni indietro e abbiamo la necessità di ricostruire di nuovo delle barriere, e quindi pensiamo di rimettere di nuovo il plexiglass tra l'operatore e il pubblico, perché giustamente un operatore che viene a lavorare, un impiegato che viene a lavorare, deve essere messo nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza. E quindi si stanno mettendo in atto una serie di interventi per la messa in sicurezza del personale, e subito dopo riapriremo. Intanto però l'apertura è fissata per il giorno 18, anche così quando il secondo, diciamo, step di fase di apertura di fase 2 consente anche lo spostamento un po' più allargato, ma se si dovessero creare le condizioni per aprire prima, si possono aprire prima se ci sono le condizioni di sicurezza. L'assessore Marano ha pensato da lunedì prossimo inizierà un giro tra tutti gli uffici, tra postazione e circoscrizione, per avere un'idea di massima su come è organizzato il nostro lavoro. Io ieri ho chiesto a questa riunione, ho detto che le postazioni però o le apriamo tutte insieme o è rischioso aprirne qualcuna, perché se noi facciamo lo stesso errore che stanno commettendo le poste, lo dico pubblicamente e apertamente, cioè le poste ha organizzato una maniera di lavoro folle, folle, chiudendo alcune agenzie, lasciando solo alcune agenzie aperte, e noi ci troviamo davanti alle poste centinaia di persone assembrate che devono fare la coda. Ieri mi ha scritto un cittadino, dalle 8 meno 20 del mattino ha potuto fare una raccomandata alle 2 meno un quarto. Ora ditemi voi se questa è organizzazione del lavoro. Ecco perché io vorrei, avendo appreso come non si fa dalle poste, e mi possono denunciare se vogliono, mi querelano, ma avendo appreso come non si fa, vorrei che il comune di Palermo non facesse gli stessi errori, e se dobbiamo aprire, apriamo tutti insieme invece di affollare solo una postazione. E la stessa cosa ho chiesto anche per le circoscrizioni. Una volta messa in sicurezza
il personale, abbiamo la necessità di aprire le circoscrizioni perché abbiamo una serie di domande e di aiuti alle persone che dobbiamo dare che non possono più aspettare: maternità, tre figli, gas e luce, passe auto, insomma abbiamo una serie di problematiche da affrontare e quindi dobbiamo necessariamente tentare di aprire quanto più possibile servizi ai cittadini. Questa è la novità di ieri pomeriggio e questo è quello che vi dico, non ho altre comunicazioni urgenti in questo momento importanti. Allora, così poi iniziamo a lavorare, perché anche io purtroppo oggi mi devo allontanare pure io di nuovo. Allora, chi è che chiede, qualcuno chiede di parlare per non più di 5 minuti? Vedo che siete tutti. Se nessuno chiede di parlare io vado a io, ecco, ok. Aiello, prego. Pure lo sardo c'è. Sì, sì, è dopo lo sardo. Aiello? No, presidente, concedo prima al collega lo sardo, poi concedo al collega lo sardo, non c'è problema. Lei, grazie, molto gentile, lei concede sempre tante cose. Lo sardo, prego. Democrazia, presidente, voi avete soltanto come si dice, la democrazia è da questa parte, voi avete soltanto il simbolo, poi il resto. Non sa neanche come si scrive la parola democrazia. Lo sardo, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Ma ci sono diatribe tra il presidente e il suo vice? No, assolutamente no. Assolutamente. No, si fa per dire. Scherziamo. Ci mancherebbe, dico. Certo, presidente, poc'anzi lei faceva dell'ironia con i microfoni chiusi sull'attività del mio collega Aiello, ma purtroppo devo dire, date le circostanze, che non ha tutti i torti nel voler, diciamo, far esitare le mozioni che ha presentato, perché io, caro presidente, non una quindicina di giorni fa le avevo detto di preparare un ordine del giorno che riassumesse diciamo le iniziative, qualche dichiarazione dei vari consiglieri da portare avanti facendole presente all'amministrazione comunale. Purtroppo devo dire, forse magari non per indicanza, o perché, no, non è perché ha troppe cose da fare, sempre con le sue videoconferenze, ormai è famoso con i suoi tutorial, che ormai è diventata una prima donna, caro presidente. Complimenti. Meno male. Però, almeno è un vanto per la nostra circoscrizione, presidente. Ogni tanto se ne vanti. Meglio così, almeno giusto. Facciamo la nostra bella figura. Giù, abbiamo un presidente che ci rappresenta alla grande. Va bene. Ormai aggiungere, diciamo, che c'è da preparare questo documento mi sembra superfluo, perché il tempo, diciamo, ormai è andato via velocemente e non abbiamo tirato fuori questo documento, quindi ormai mi sembra tardi, quindi diciamo portiamo avanti le iniziative del collega Aiello. Presidente, mi dispiace per ieri che non sono potuto intervenire in presenza dell'assessore Marino, però ho potuto in linea di massima ascoltare qualche sua dichiarazione. Magari poi ci rifaremo, diciamo, per la replica, per poter, diciamo, replicare e confrontarci in maniera diversa successivamente, quando potremmo riunirci in maniera normale, ecco, che si torni, e me lo auguro vivamente che si possa tornare alla normalità. Grazie, presidente. Prego, consigliere Lo Sardo. Consigliere Aiello, prego. Sì, grazie, presidente. Quello che disse il collega Lo Sardo, io quando si fu proposto a lei, presidente, dal consigliere Lo Sardo di preparare questo ordine del giorno, il primo, io devo essere sincero, come lei ben sa, mi sono ho voluto partecipare a questa iniziativa del consigliere Lo Sardo di preparare un ordine del giorno ed ero non favorevole, ma di più. Ma presidente,
purtroppo capisco i suoi tempi, non è facile con questa amministrazione e non è facile neanche per lei, capisco Presidente, ci mancherebbe. A quel punto era giusto andare avanti con l'ordine dei lavori. Presidente, io le faccio un... sempre sull'ordine dei lavori, se possiamo prelevare la mozione di ieri, dove eravamo fermi a una votazione. Infatti, siccome eravamo già in votazione dell'ultimo emendamento e poi si andava al testo finale, per cui io le chiedevo il prelievo di quell'atto. Devo dire, Presidente, differente da lei di quello che ha annunciato all'inizio, ma devo dire che il suo capogruppo, da buon democratico, ha presentato un emendamento dove sicuramente ha migliorato ancora di più quella proposta. Differente da lei, caro Presidente, che d'altronde, come disse poc'anzi, retoricamente voleva presentare altre due mozioni, una per le macchine e una per un'altra cosa. Le dico e le comunico che il suo capogruppo ha presentato un emendamento per migliorare questa proposta e che il primo io sono favorevole, addirittura non mi ricordo se già lo abbiamo votato o è quello da votare, che giustamente mi trova anche favorevole, Presidente. Grazie Presidente, a dopo. La buon'anima di mia nonna mi diceva meglio parole chi da conserisci. Andiamo avanti. Presidente, non c'è opportunità per poterla dire. Ok, vabbè, non commento le fesserie. Allora, andiamo avanti. Qualcuno chiede di parlare? Nessuno chiede di parlare. Chiusa la discussione generale. Il numero della proposta della mozione qual è? Cioè, qual è la mozione? Me la mettete in video perché non la vedo. Sì, arriva. Piero, penso, sì. La mozione è questa. E che punto è all'ordine del giorno? Lo sappiamo? No, perché c'è mozione. Sembra fosse il 28. 17. Su tutti i ruote. 17, qua. 17. Se non vado errato, 17, Presidente. Allora, consigliere Di Gesù, consigliere Lucido e consigliere Figuccia Scrutatori, qualcuno è contrario? Lo dica. Se nessuno è contrario, sono approvati gli scrutatori. Di Gesù, Figuccia, Lucido. Allora, siamo al prelievo del punto 17 dell'ordine del giorno. Qualcuno è contrario al prelievo? Se nessuno è contrario al prelievo, è approvato il prelievo del punto 17. Allora, ci sono emendamenti presentati a questa... Sì, Presidente, già li avevamo votati, c'era soltanto l'ultimo emendamento da votare ed eravamo in votazione. L'emendamento bisogna rileggerlo, perché non possiamo passare direttamente alla votazione. Perché è una seduta. Ci mancherebbe. Allora, qual è l'emendamento? Questo è l'ultimo. Ieri. Questo sopprimere privati si deve votare? No, sì. Questo è stato votato. No, ma mancava... Il numero legale. Questo si deve votare, Presidente, perché qua è mancato il numero legale perché eravamo in 5. Un attimo, si è disconnesso il dottore Castellano. Si sta riavviando, un minuto. Un attimo. Allora, quindi questo... Capirlo io, si deve votare. Sì. Sopprimere privati. Questo qua è l'ultimo emendamento. Questo è l'ultimo emendamento. Questo è l'ultimo emendamento da votare. Dottore Castellano è rientrato? Ancora no. Dottora Castellana è entrato, ancora no. Ancora. Senza il dottore Castellana non possiamo andare. Facciamo un emendamento per ripescarlo. E ora lo facciamo. No, lo so.
Mannaggia. Dice qualcuno il bello della diretta. Esatto. Ci sta. Presidente, allora se non può rientrare Castellana, che facciamo? Chiudiamo tutto. No, okay, aspettiamo 2 secondi perché altrimenti è un casino. Presidente, poi la può far leggere tutta la mozione con l'emendamento anche. Io ieri quando... Certo. Presidente. Prego, Altadonna, che diceva? Volevo proporre, se è d'accordo il consigliere Aiello, visto che l'ARS ha approvato il non pagamento del suolo pubblico per le attività commerciali, volevo proporre di fare la mozione per i prossimi giorni. Se è già stata approvata dall'ARS? Vabbè, come le altre cose già erano state approvate, che c'è? Noi facciamo un passo in più. L'ARS dice il 50% e noi diciamo il 100% del suolo pubblico. Consigliere Altadonna, io le vorrei comunicare che di queste proposte presentate, uno, sono state presentate in data quando ancora nulla era fatto. Era uno. Seconda cosa, noi parliamo di esentare... Esentare e non di rinviare, non è ironico il mio intervento. Io dico: no, siccome e terza cosa, se già l'assemblea, scusi, siccome l'ARS ha approvato solo per il 50%, il comune col suo suolo pubblico può fare oltre. Io credo che per i prossimi, cioè fino al 31 dicembre 2020, ma lo credo veramente, bisogna dare nei limiti, diciamo, del non occupare la strada. La possibilità a bar, pasticcerie, tutti i locali di poter usufruire gratuitamente del suolo pubblico. Le stavo proponendo di farle insieme invece. Lei la scriva e io sono favorevole, dottore Altadonna. Maestro. Ah, maestro, mi perdoni. Maestro, mi raccomando, non dovreste fare brutta figura, no. Che sia sabato. Quando è sabato? Bravo, non mi raccomando, sabato, perché la seguirò, non mi faccia fare brutta figura. Spero vedo il dottore Castellano in linea. Vi sono qua. Allora, eravamo arrivati alla votazione dell'emendamento soppressivo, eliminare la parola privati. Sì. 9:58, possiamo passare alla votazione, Presidente? Maggio. Presidente, si può votare? Ora manca il presidente. Vabbè, è normale, presidente? No, qua sono, si era disattivato il microfono. Prego, okay, si passi alla votazione. Possiamo votare? Ok, Teresa. Sì, prego. Allora, scusate, io però, siccome non ho seguito assolutamente nulla di questa mozione, mi ritrovo un emendamento con sopprimere privati. Non ne voglia nessuno, ma questa mi astengo perché non so di che parliamo. Possiamo vedere dove viene soppressa. Allora, era stata prevista una decurtazione del canone di locazione sia per i locali pubblici di proprietà comunale che dei privati. Ora si è deciso invece ieri con un emendamento di eliminare quelli privati. Di chi è l'emendamento? A firma di chi è? L'emendamento è a firma del presidente e del vicepresidente Aiello. Stabile. Però si era anche detto che per i privati si faceva una mozione a parte. Sì, concordo quanto detto dalla consigliere Su, che il consigliere Palazzo, se non vado errato, dice aveva proposto di presentare una mozione a parte in merito ai privati. Ok. Se posso esortare il componente del mio gruppo a fidarsi del lavoro fatto ieri e non votare astenuto. Perché abbiamo fatto la sintesi. No, non sapevo di non sapevo di che parlavo, ragazzi. Comunque l'abbiamo messa in visione, cioè si chiede al sindaco di farsi carico di diminuire gli affitti comunali, c'era pure privati. Quindi eliminare privati, va bene. Ok. Ora è chiaro. Allora, Teresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole.
Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Figuccia. C'è Figuccia? Sì. Sì, qua è. Ok. Lo Sardo. Favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo Assente. Stabile. Stabile. Favorevole. 9 presenti, 9 voti favorevoli. Vabbè. L'emendamento è approvato. Allora, quindi si passa alla mozione intera? Sì. Sì, sì. Ma abbiamo già idea di come viene emendata? Avete già visto il testo o no? Sì. Se possiamo vederlo allora. No, il testo emendato non è stato scritto ancora, no, non è stato scritto. Va bene, ok, va bene. Allora, andiamo, allora procediamo alla votazione della mozione così come è emendata. Sì. Un secondo, presidente, che sto cercando, sì, perché forse devo vedere se nel verbale che ha scritto la signora Cannizzaro già c'è il testo e glielo posso leggere. Va bene, dai, non c'è bisogno. Anche se il consigliere Lucido aveva chiesto anche di capire come era stata modificata. No, niente, ancora non la... No, va bene, e allora si allora, può... Mozione, poi scriviamo il testo della mozione. Allora, Teresi... Allora, dichiarazione di voto. Non avendo seguito i lavori, diciamo, non avendo seguito i lavori d'aula, ma obiettivamente mi fido dei lavori che sono stati seguiti ieri dal Consiglio, perché so che c'è stato ampio dibattito, mi fido del lavoro del Consiglio e quindi voto a favore. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Sì, sì. Lo Sardo. Favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo Assente. Stabile. Favorevole. 9 presenti, 9 voti favorevoli. Allora, 9 favorevoli, la mozione è approvata. Allora, consiglieri, assume la presidenza il consigliere Aiello, perché purtroppo anche oggi ho un impegno presidente, istituzionale. Prima che va via, per ordine dei lavori, le volevo chiedere una cosa. Sì. Mi perdoni se irrompo durante le... se possiamo inviare la richiesta all'assessore Pianpiano di un incontro, perché tra quelli calendarizzati sì, non c'è. È tenuto conto anche della proposta. Adesso, no, perché non aveva risposto. Ora pubblico. Non ha risposto. La prossima settimana lo incontriamo sicuramente. Perfetto, perché adesso diventa strategico l'assessorato. Grazie. Presidente? Chi è? Io. Prego. Presidente, volevo soltanto
ringraziare tutto il consiglio, ma soprattutto volevo ringraziare quei consiglieri che ieri sono intervenuti per migliorare ancora di più la mozione fatta, cioè il consigliere Palazzo, il consigliere Altadonna e la consigliera Di Gesù. Bravo, grazie a tutti voi, e anche per questo mi sono fidato e ho votato a favore. Va bene, allora assume la presidenza il consigliere Aiello. Io abbandono l'aula. Grazie presidente. Dottore Castellana. Esce un attimo, solo finisco di scrivere il verbale. Sì, infatti sono rimasto in silenzio per tale motivo, visto che stava lavorando. Piero, l'ordine del giorno. Insomma, Scendi sotto. Sempre proposte relative al Covid, no? Quello che c'è sull'ordine dei lavori, se poi c'è qualche prelievo, qualcuno mi chiede qualche prelievo, lo mettiamo in votazione, ma in questo momento dobbiamo andare sull'ordine dei lavori. Allora, l'ordine dei lavori sali sopra allora, per ordine dei lavori. Sopra, Piero. Dobbiamo vedere che cosa... Allora, la prima proposta è impianto di illuminazione pubblica via Tindari. È un'interrogazione. Vabbè, un'interrogazione presentata dal consigliere Palazzo. Palazzo, sì. Allora, prima ci sono tutta una serie di interrogazioni. Vediamo le mozioni. Sì, certo. Presidente, per ordine dei lavori posso chiedere una cosa? Potrebbe essere... Grazie, presidente. Potrebbe essere interessante, per esempio io questa interrogazione, il testo, devo dire la verità, non ho avuto modo di leggerlo, però siccome dobbiamo dare il segnale anche che oltre al coronavirus si torna anche alla normalità e ai servizi che il Comune dovrebbe dare, possiamo chiedere al consigliere Palazzo se questa interrogazione può diventare una mozione anche nei prossimi giorni? Il consigliere Palazzo ha lasciato l'aula, l'ha scritto in chat. Ah, va bene, allora vedo l'ora di contattarlo, se siamo d'accordo. Vediamo di fare una mozione per la realizzazione di questo impianto, per la messa in funzione, in modo tale da dare il segnale che torniamo anche alla normalità. Ok, grazie consigliere Altadonna. Mi sembra che ci sia la mozione 11. È una mozione da 10. Allora, no, la prima, cioè c'è un'interrogazione del consigliere Altadonna che... Aspetti, abbiamo detto di andare avanti con le interrogazioni e passare alle mozioni. Ok, se siete d'accordo. Allora, protocollo. La prima è la 10 di Losardo. Pulizia straordinaria delle deiezioni canine del pugno duro contro i trasgressori. E io direi di andare avanti con i lavori, per cui passiamo al punto 10 della mozione presentata dal consigliere Losardo, dove invito il segretario a mettere la schermata, nella schermata la mozione, per dare possibilità a tutti di leggere. Consigliere Altadonna, mi scusi, c'è un suo atto, misure di sostegno per la didattica a distanza, è un'interrogazione o è una mozione? Stavo cercando di rivedere questo perché io non ricordavo di aver fatto interrogazioni. Perché secondo me... Può essere che la Cannizzara ha scritto male, ce l'abbiamo? È una mozione, no? Quella di prima, Piero, quella, prendi la 9. La 9? C'è scritto interrogazione. C'è scritto interrogazione, non mi viene il dubbio che sia un'interrogazione. Prendiamola. Prendiamola un secondo. Prendi Altadonna. Sì. Prendilo un secondo. Io devo andare sull'ordine dei lavori. Se c'è l'errore di trascrizione fra mozione e interrogazione, quanto vale la vediamo. Sono proposte di Altadonna.
sono da 47, 51, 58, 62, 65 e così via. La 9 cos'è allora? Interrogazione? Interrogazione. Allora andiamo avanti con la mozione presentata dal consigliere Losardo. Ok, quella 10. Che è il numero 10. Grazie Palumberi per aver messo la mozione nella schermata. Invito il segretario a dare lettura. Sì. Il consigliere Losardo è in linea, sì, vero? Allora, pulizia straordinaria delle deiezioni canine e pugno duro contro i trasgressori. Premesso che l'articolo 10, comma secondo del regolamento per il decentramento stabilisce che il Consiglio di circoscrizione esercita funzioni di indirizzo e vigile e controlla l'uso del territorio della circoscrizione. Considerato che è stata rilevata la frequente presenza di deiezioni canine, escremento dei cani solidi e liquidi sul suolo circoscrizionale ed in particolare sul sedime delle vie pubbliche, delle piazze, su aree verdi, nelle zone attrezzate di vita al gioco dei bimbi e anche sui mezzi in sosta a margine delle strade. Considerato che tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro della città ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica, viste le continue segnalazioni da parte dei residenti che lamentano suddette scarse condizioni igieniche, si chiede alla RAP di volersi attivare con urgenza affinché venga effettuato un servizio di pulizia straordinaria finalizzata alla rimozione delle deiezioni canine per ripristinare una migliore condizione igienico nelle vie della quinta circoscrizione, al signor sindaco Orlando, professor Leoluca, è predisporre una task force contro i proprietari dei cani che sono i responsabili per i danni da essi arrecati a terzi alla collettività comunale. Firmatario consigliere Umberto Losardo. Grazie segretario. Il consigliere Losardo vuole intervenire in merito alla proposta? Presidente, sono qui. Sì, mi ascolta. Sì, consigliere. Sì, sì, chiaramente questa mozione era stata preparata prima dell'emergenza Covid-19 e quindi diciamo la Polizia Municipale era sicuramente aveva più tempo, tra virgolette, per dedicarsi diciamo a questo tipo di controllo. Però nulla appunto toglie, dato che ormai siamo in risalita positiva, che questo provvedimento possa essere preso diciamo a breve, perché la situazione che devo dire purtroppo in questo periodo si è accentuata, ho visto per le strade veramente deiezioni canine a non finire, ci sono marciapiedi completamente invasi dalle deiezioni. Io mi ricordo che tempo fa la RAP agiva per questo tipo di intervento con uno strumento particolare, se non ricordo male, detto Scoopy-Doo, una cosa del genere. Diciamo, nonostante avesse creato qualche problema per il funzionamento, diciamo, è risultato efficace. Siccome questi strumenti sicuramente saranno ancora nei magazzini della RAP, sarebbe opportuno rispolverare appunto questi strumenti per ripulire dagli escrementi i marciapiedi e le strade. E questo è il mio, io mi auspico che ciò avvenga al più presto, appunto per dare più dignità e la città diventi e le vie del quartiere diventano più decorose. Grazie Presidente. Grazie consigliere Losardo. Ha chiesto di parlare il consigliere Altadonna. Sì, Presidente, è un di voto, così faccio entrambe le cose. Tenuto conto che, come dicevo poco fa, dobbiamo dare anche il segnale di un ritorno alla amministrazione diciamo quotidiana, e tenuto conto che gli animali da affezione, ma nello specifico i cani, sono stati gli unici ad avere il via libera per poter uscire durante tutto il periodo di quarantena, si è sicuramente aggravata la situazione che riguarda le deiezioni in giro per la nostra circoscrizione. Quindi sono assolutamente favorevole
affinché si cominci a dare appunto il segnale del ritorno alla normale amministrazione. Grazie consigliere Altadonna, concordo con la mozione presentata dal consigliere Losardo, più per iniziamo a dare, come disse poc'anzi il collega Altadonna, un gesto di normalità, e condivido in pieno, perché in effetti ringraziando il buon Dio vediamo un po' che sia una fase già migliorativa. Allora auspichiamo più presto alla normalità. Ci sono altri interventi in merito alla proposta? Non ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi? La discussione generale è chiusa. I castellani scrutatori sono tutti presenti? Possiamo verificare, per favore? Sì, lo verifichiamo subito. Grazie. Figuccia? Ero di passo da questa parte. Da questa parte? Sì. Giù? Giù, c'era di là. Giù. Lucido c'è? Non è collegato, è assente. Quello del... Allora, sostituiamo il consigliere. La... E poi l'altra chi era? È di Gesù. Perfetto, ed è qui Simona. Allora, sostituiamo il consigliere Lucido con il consigliere Stabile, se è presente. Consigliere Stabile, presente, attivi il microfono. Presente sono. Perfetto, allora sostituiamo il consigliere Lucido col consigliere Stabile. Non lo scrivevo se non ero presente. Ieri bravo era... consigliere Stabile, okay. Grazie. Siamo favorevoli alla sostituzione del consigliere Lucido con il consigliere Stabile? Ok. Ok, andiamo avanti con... mettiamo in votazione la mozione presentata dal consigliere Losardo. Okay. Ovviamente per appello nominale. Teresi assente. Aiello favorevole. Altadonna favorevole. Cavaliere favorevole. Di Gesù favorevole. Figuccia? Sì. Losardo? Dichiarazione di voto. Grazie Presidente. Chiaramente io volevo altresì precisare che io sono veramente amico degli amici a quattro zampe. Su questo, ecco, vorrei precisare questo. Che i nostri amici a quattro zampe non hanno assolutamente alcuna colpa per quello che c'è per il momento sulle strade e sui marciapiedi. Ecco, chiaramente il cane ha come tutti noi queste necessità, ma deve essere guidato appunto dai padroni. Baldo! Ma che succede? Sento voci. Pronto? Stacchiamo gli audio di tutti, per favore. Mi sentite? Tranne quello mio e del consigliere Losardo. Sì. Okay. Ecco, non so se mi avete sentito, perché c'era un sovrapposto. Sì. Io l'ho sentito perfettamente. Di voci. Altresì sono anche contento che da lunedì scorso, come io avevo sottolineato più volte negli interventi precedenti, ovvero l'apertura delle attività riguardanti la tossatura dei cani, la toilettatura e tutto quanto, so che da lunedì hanno iniziato a lavorare. Sono veramente contento, magari che i nostri amici a quattro zampe possano godere sicuramente maggiormente dell'igiene. Voto favorevole. Grazie consigliere Losardo. Andiamo avanti con la votazione, segretario. Sì. Lucido. Consigliere Lucido.
Lucido? La Lucido è assente. Non c'è, è assente, lo abbiamo sostituito. Razza assente? Stabile? Sì, favorevole. Sette presenti, tre assenti, sette voti favorevoli. Grazie segretario, la mozione è approvata. Se riusciamo a mettere nuovamente l'ordine del giorno. Sì. No, questi sono incontri programmatici. Poi no, abbiamo qua, ce l'ho. Ok. Ce l'ho. Passiamo alla mozione numero 11 all'ordine del giorno. Mi è stata tolta. Ah, sta prendendo per mettere la schermata. Sto prendendo. Mozione presentata dal consigliere Losardo. Sì. Invito il segretario a dare lettura. Programma incontri con AMAT, AMAP, AMAP, RAP e AMG. Premesso che pur essendo inseriti all'ordine del giorno diversi punti che programmano una serie di incontri con le aziende di cui in oggetto la presente e che a tutt'oggi nulla è accaduto, considerato che questo consiglio intende porre in essere una serie di iniziative volte a soddisfare in maniera sempre più capillare sul territorio le esigenze dei cittadini e residenti, considerato che un rapporto più intenso con le aziende sia imprescindibile per migliorare la vivibilità dei nostri quartieri, ritenuto che questi incontri possano abbreviare i tempi di risposta alle anomalie segnalate dai residenti, si chiede al Consiglio della Quinta Circoscrizione di adottare un atto deliberativo finalizzato a programmare una serie di incontri ed organizzare un calendario di riunioni o consiglio nelle sedi delle stesse aziende per i problemi già evidenziati. Grazie segretario. Consigliere Losardo, voleva intervenire in merito? Presidente, intervenire mi pare che quanto esposto in narrativa, diciamo, sia, almeno mi auguro, sia chiaro. Abbiamo ormai da diversi mesi, forse magari anni, da quando è appunto iniziata la nostra consiliatura e forse anche quella precedente, che ci sono punti all'ordine del giorno appunto che riguardano gli incontri con le aziende. Vedi RAP, vedi AMAT, vedi AMG e via discorrendo. E purtroppo devo dire che questi incontri sono venuti a mancare. Quindi con l'approvazione, almeno mi auguro, di questa mozione, ecco, mi voglio augurare che ci sia una spinta in avanti e che questi incontri, appunto presentando anche un atto deliberativo, avvengono al più presto. Grazie Presidente. Chiede la parola il consigliere Altadonna. Grazie consigliere Losardo. Chiede la parola il consigliere Altadonna. Sì, nella facoltà, consigliere Altadonna. Sì, Presidente, eventualmente visto che già per la prossima settimana, se non sbaglio, sono state già date le date di alcune municipalizzate che parteciperanno agli incontri di consiglio, per evitare di ritenere, da parte mia ovviamente, superata la mozione, possiamo, se il proponente è d'accordo, inserire un emendamento nel quale diciamo tranne non si è sentito consigliere Altadonna. Mi sentite? Ora sì. Ok, dicevo, per non ritenere, da parte mia ovviamente, superata la mozione, visto che già la prossima settimana mi sembra che sia stato dato un calendario di interventi in consiglio da parte di alcuni dirigenti delle municipalizzate, chiedevo se il proponente è d'accordo
di inserire un emendamento nel quale si dice quindi di richiedere questi incontri tranne quelli già calendarizzati nella settimana dal 14 al 18 maggio 17 quello che è, perché se no stiamo approvando una mozione che già al quale già la circoscrizione ha dato una risposta, perché li incontriamo la prossima settimana. Grazie. Grazie consigliere Altadonna. Il proponente è il consigliere Losardo, voleva intervenire in merito a quanto detto dal consigliere Altadonna. Pronto? Sì, consigliere Losardo. Volevo dire che questi incontri programmatici con le aziende sono stati calendarizzati, inseriti da almeno 2-3 anni, diciamo. Come abbiamo visto anche oggi, il previsto incontro con l'assessore Giambrone è saltato. Siccome possono saltare anche gli incontri con le aziende, io dico di non, almeno da parte mia, non presento alcun emendamento. Eventualmente, se qualche collega volesse presentarlo, lo può fare sicuramente, non debbo essere io a proporlo o a vietarlo, ci mancherebbe, poi sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio. Da parte mia è ancora è rafforzativo a ciò che si intende fare o che si dovrà fare, e mi auguro che ciò avvenga al più presto, perché ormai sono anni che aspettiamo questi incontri problematici con le aziende e non sono venuti. Grazie. Io la penso come consigliere Losardo. Grazie consigliere Losardo. Consigliere Di Gesù, ho sentito parlare. Dicevo la penso come il consigliere Losardo. Ok, grazie consigliere Di Gesù. Anch'io, presidente. Sì. Anche io la penso come... Anche il consigliere Stabile si associa all'intervento del consigliere Losardo. Ci sono altri interventi in merito? Sì, presidente. Sì, posso? Facoltà. Sì. Dicevo, io non voglio giocare con le parole, però se noi lasciamo traccia in questa mozione che ci sono delle date e poi non dovessero presentarsi, credo che si addoppia la brutta figura fatta alle municipalizzate, solo per questo, perché appunto, siccome può capitare, magari questa settimana gli assessori sono venuti tranne l'assessore Giambrone e ci può stare fisiologicamente un impedimento, in questo modo lasceremmo traccia del fatto che già hanno dato conferma per questi giorni. Se poi non vengono è un atto in più che noi abbiamo per dire non solo ve l'abbiamo chiesto più volte da ordine del giorno e non avete mai partecipato, ma quando ci avevate dato la conferma di partecipare non siete neanche venuti. Era per questo la cosa. Però dico, ovviamente, se il Consiglio non è d'accordo a voler sottolineare il fatto che le aziende municipalizzate ci abbiano messo la faccia, va bene votarla anche in questo modo. Ok, grazie consigliere consigliere Altadonna, e poi voglio comunicare anche che la consigliera Cavaliere si associa all'intervento fatto dal consigliere Losardo. Presidente, volevo rispondere un attimo al consigliere Altadonna. Sì, ne ha facoltà, consigliere Stabia. Io penso che non si fanno scrupoli, perché ha 3 anni che noi li invitiamo al Consiglio, ha 3 anni che noi mandiamo email per fare le cose, ma loro non neanche ci rispondono più, consigliere Altadonna. Loro sono ormai, come si dice all'antica, l'acqua ti bagna, il vento ti asciuga. Loro sono tranquilli. Per me bisogna già andare avanti con la mozione. Va bene, grazie consigliere Stabile. A questo punto ritengo che sia superfluo andare a presentare qualche emendamento, perché per quello che vediamo dagli interventi c'è un'aula favorevole all'intervento del consigliere Losardo, per cui direi di andare avanti con i lavori. A questo punto, se non ci sono altri interventi, metto in chiusa la discussione generale. Noto che i scrutatori sono tutti presenti, per cui invito il segretario a mettere in votazione per appello nominale la proposta, la mozione del consigliere Losardo.
un secondo. Teresi assente, ore 10:31. Teresi assente, Aiello. Favorevole. Altadonna. Dichiarazione di voto. Con l'auspicio che i dirigenti delle aziende municipalizzate che hanno già dato conferma della loro presenza per la prossima settimana confermino appunto questa loro partecipazione ai consigli, è tenuto conto che negli ultimi anni questa partecipazione, nonostante richiesta più e più volte, è venuta a mancare. Voto favorevolmente. Grazie consigliere Altadonna, andiamo avanti. Secondo, sto verbalizzando delle ok. Vai di qua a posto. Sì, sì, a posto. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Piguccia. Sì. Losardo. Favorevole. Lucido assente. Palazzo assente. Stabile. Stabile. Favorevole, favorevole. Ok. 7 presenti, 7 voti favorevoli, 3 assenti. Sì, grazie segretario. Grazie segretario. La mozione è approvata. Consiglieri, io per motivi di lavoro devo allontanarmi, in considerazione che vorremmo dare spunto a qualche mozione approvata questa mattina, daremo spunto anche a qualche consigliere di avere la possibilità di intervenire in merito. Io chiudo la seduta. A domani, una buona giornata a tutti. Grazie, 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 buona giornata a tutti. Castellano, ora io la richiamo fra qualche minuto. Ho più